Pronto? Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su Radio Evolution Forum. Io sono Sara e oggi siamo in collegamento con Gianluca Spadoni. Buongiorno Gianluca. Buongiorno a tutti. Abbiamo tre domande e tre curiosità da porti oggi. Inizio subito con la prima. Esperto in soft skill. Perché? Perché nasco nella terra delle soft skill. Lo racconto sempre. Io ho avuto la fortuna di nascere in Romagna, che da quando ero bambino mi ha abituato alla flessibilità, alla resilienza, al ricominciare, al ripartire, al servizio. Contrariamente a quello che accade magari a chi vive in una città che ha ritmi ordinari, annuali, io ho visto costantemente ogni anno nascere quella terra ogni volta a marzo, aprile, poi morire a ottobre, per poi rinascere nuovamente. In Romagna la Pasqua è sempre stata Pasqua davvero. E quindi nascendo in un territorio del genere mi sono abituato a quelle che sono qualità più umane, competenze più umane. Ho avuto la fortuna di nascere in quel contesto. E poi, lavorativamente parlando, ho avuto la benedizione di entrare un'attività imprenditoriale come il network in un'età giovanissima e quindi sono cresciuto con le soft skill attorno, immerso nelle soft skill. Abbiamo letto sul tuo profilo LinkedIn esperto in smart working. Cosa significa e come si fa a essere specializzati in questo settore? Oggi si parla un sacco di smart working, parlando di lavoro da casa, parlando di lavoro da remoto, con la tecnologia. La verità è che lo smart working è molto di più del semplice telelavoro. Lo smart working significa diventare in qualche maniera imprenditore e imprenditrice di se stessi. Non lavorare più a tempo, ma lavorare a risultato. Non lavorare più dietro compiti affidati, ma avere la capacità di costruirselo il lavoro. Rendersi conto che le sicurezze non sono date da un contratto, ma sono date dalle proprie competenze. Se vuoi accettare questa parola, no, flessibilità, elasticità, come qualcosa con cui camminare insieme necessariamente nei prossimi anni, perché la sicurezza non è più data da fuori, dal contesto, dalle aziende, ma è data da quello che sai fare, dal valore che sai portare. Sappiamo che sei specializzato in network marketing e spesso ti sentiamo dire che almeno una volta nella vita tutti dovrebbero fare questo tipo di esperienza. Mi chiedo, perché la definisci palestra di vita e quali sono i parallelismi? Ah, in realtà il network è l'unica scuola di impresa che c'è oggi in Italia. E se uno decide di aprire un'attività, di avviare un progetto imprenditoriale, nessuno gli insegna come fare. Il network è una palestra incredibile, è una scuola di impresa, è una scuola di soft skill, è una scuola di smart working, proprio perché viene da una cultura imprenditoriale americana, proprio perché fa sì che si lavori in team, ma dove nessuno è obbligato a farlo, ma sempre la scelta, il voglio farlo, si lavora collaborando e non obbligati, si lavora per obiettivi. Ed è il motivo per cui io suggerisco a chiunque, che sia un ventenne che cerca il suo posto nel mondo, che sia un 40-50enne che in una fase come quella di oggi è chiamato a ricollocarsi e reinventarsi, o che sia anche un 60-70enne che vuole sentirsi ancora vivo, a sperimentare un'esperienza del genere, a fare un'attività del genere, perché riaccende la speranza, il motore da cui tutto parte. Un saluto da tutto lo staff di Radio Evolution Forum e Gianluca Spadoni e al prossimo appuntamento. Ciao Gianluca, grazie. Ciao.